Chiara Ferragni, rientrata a Milano dopo l'ennesimo viaggio, a Vienna e Budapest con gli amici, affronta il suo primo settembre da mamma divorziata. Riabbraccia i suoi pargoli e decide di regalarsi una nuova incisione sulla pelle. La 37enne si fa fare un lunghissimo tatuaggio sulla schiena dedicato ai figli. Poi li accompagna al primo giorno di scuola. L'imprenditrice digitale si rivolge a Jake Novich. L'artista, come si legge nella sua bio, è un tatuatore di Milano con radici che si estendono fino alla Polonia. Il maestro del tatuaggio ad ago singolo è rinomato a livello internazionale per i suoi disegni intricati ma minimali ispirati alla natura e ai sogni. I disegni di Novich sono senza tempo, mistici, puliti e progettati per durare una vita. Con 11 anni di esperienza, Jake è stato uno dei primi in Europa a specializzarsi nel tatuaggio ad ago singolo. Si è formato con alcuni dei più grandi maestri e ha lavorato in rinomati studi, assicurandosi che ogni tatuaggio fosse realizzato con abilità e maestria eccezionali. Il tattoo per Chiara sottolinea un cambiamento, quasi una rinascita, dopo il periodo complicato per lo scandalo legato alla beneficenza e la separazione da Fedez. La Ferragni decide così di farsi tatuare le date di nascita dei suoi due figli, Leone e Vittoria, 6 e 3 anni, avuti dal rapper 34enne, insieme alla sua, 07051987190320182018, 23 marzo 2021. I numeri scendono dal collo e percorrono l'intera spina dorsale. Tutto l'amore di cui ho bisogno, aveva scritto condividendo alcune foto insieme ai suoi bimbi. Da sola sta piano, piano riacquistando la serenità necessaria. E, lei ad accompagnare i piccoli dell'istituto scolastico che i due frequentano. Leo ha lo zaino di Sonic, Vitto quello di SpongeBob. Sono rigorosamente, come ormai avviene da tempo, di spalle.